120 anni fa moriva la regina Vittoria del Regno Unito, carismatica sovrana che ha segnato un'intera epoca. Adriano Montibuzzetti. L'hanno chiamata non a torto la nonna d'Europa, o almeno delle sue teste coronate, visto che ha trasmesso il suo sangue, talora con l'emofilia di cui era portatrice sana, a molte case regnanti ed ex regnanti. Passando per zar russi e kaiser tedeschi, tra i pronipoti della regina Vittoria troviamo oggi, oltre ovviamente a Elisabetta II, re Felipe di Spagna, il duca d'Aosta Amedeo di Savoia e poi re e regine di Svezia, Danimarca, Norvegia. Sovrana di un impero mai più così esteso, Vittoria fu senza dubbio la donna più potente del suo secolo. Battuti solo dall'inossidabile Elisabetta, i suoi 63 anni di regno partono nel 1837, anno delle prime foto della storia, e finiscono nel 1901, che la vede ormai anziana nei filmati. In mezzo quell'era vittoriana che da lei prende il nome e che, soprattutto per le idee conservatrici dell'amatissimo sposo e cugino Alberto, è passata alla storia come sinonimo di moralismo puritano. Ma dentro c'è molto di più: romantiche esplorazioni e bieco colonialismo, industrializzazione e lavoro minorile, la forza motrice del vapore e le nebbie gotiche, la scienza di Darwin e lo spiritismo, e poi Dickens, Wilde, quelle atmosfere datate che ancora oggi associamo all'idea di British per antonomasia, da Sherlock Holmes a Jack lo Squartatore. Da vedova fu vestale dello Stato, Vittoria, una Marianna in versione albionica che aiutò a rendere la monarchia anglosassone un simbolo familiare. Negli ultimi anni una liaison, forse un matrimonio segreto, con l'attendente scozzese John Brown. Umane sfumature di un'istituzione con la gonna, il cui carattere d'acciaio sta tutto in una frase: non conta ciò che pensa di me la gente, ma ciò che io penso di loro.